Il 27 novembre 1198 Costanza muore. Federico, a soli 4 anni, è incoronato re di Sicilia, duca di Puglia e principe di Capua. Egli è solo, adesso sotto la tutela del Papa, che lo tiene segregato nel Palazzo Reale di Palermo, mentre fuori il potere è conteso tra feudatari tedeschi, nobili normanni, pretendenti alla corona di Sicilia e legati pontifici. Un'infanzia difficile. Federico appare disarmato di fronte ai suoi avversari. In quel crogiuolo di civiltà, la Sicilia, Federico sopravvive e acquisisce al contempo una notevole maturità. Egli ha un naturale ingegno e un'innata saggezza, acuita dalle dure esperienze vissute. Attorno a lui ci sono ottimi maestri: Nicola, arcivescovo di Taranto, il notaio Giacomo da Traietto. Federico mostra grande interesse per il sapere. Conosce numerose lingue: latino, greco, tedesco, francese e non ultimo l'arabo. Anzi, in lui colpisce la familiarità sin dall'adolescenza con il mondo spirituale arabo, la simpatia per l'Islam, la disinvoltura dei rapporti con i credenti di altre religioni. Più tardi, queste simpatie irriteranno gli ortodossi cristiani e saranno causa di difficoltà nei rapporti con i poteri antagonisti. A 14 anni, secondo la tradizione siculo-normanna, si conclude la tutela del pontefice e Federico è proclamato maggiorenne. Disordini, lotte intestine, ribellioni minano il regno, ma Federico dimostra di poter governare. Un anonimo scrive di lui: «Le sue doti a tal punto precorrono gli anni che prima ancora di essere divenuto uomo, ma già provveduto di conoscenze, egli portò in sé il dono della sapienza che avrebbe dovuto acquisire con l'andare degli anni. La scienza lo ha reso già uomo e la maestà lo ha fatto sovrano. È gioco forza ubbidirgli immediatamente e senza indecisioni. Egli sa distinguere tra il bene e il male, tra fedeltà e infedeltà». La sua mano è ferma e terribile. Fa imprigionare molti feudatari tedeschi, confiscandone i beni, e revoca molte concessioni feudali. Federico non agisce da solo. È circondato da validi collaboratori che lo guidano nel riordinamento dell'amministrazione del regno e in particolare della giustizia. La sovranità assoluta si manifesta mediante il rafforzamento dello Stato centrale e delle sue funzioni. Ideatore e architetto delle riforme è Pier delle Vigne, giurista, filosofo, fedele ministro. L'insieme dei principali provvedimenti in campo giuridico-amministrativo diventa la prima raccolta organica di leggi del Medioevo. Sono le Constitutiones Regni Sicilie, dette anche Costituzioni di Melfi, perché proclamate in una dieta convocata nella città di Melfi. Vi si legge nel proemio: «L'ordine delle cose stesse, non meno che l'impulso della divina provvidenza, hanno scelto i principi dei popoli affinché, attraverso di essi, fosse limitata la facoltà di operare il male». Ancora nel terzo libro si legge: «Non pensino le genti future che noi abbiamo voluto la compilazione di queste costituzioni soltanto per il desiderio di gloria. Noi le abbiamo volute per cancellare in questi nostri tempi l'ingiustizia del passato, quando la voce del diritto era muta, e per far risorgere, rinnovata nella memoria, una nuova era di giustizia». Il giovane Federico continua a rafforzare il suo potere. Nel 1212 è re di Germania, di Sicilia e di Puglia, con la benedizione di Papa Innocenzo III, suo tutore. L'ombrello papale gli è di grande utilità. Federico è presente in tutte le azioni politiche e amministrative del suo regno, cura personalmente l'assetto politico e militare. L'impero non ha altri pretendenti di uguale forza. Il 22 novembre 1220 in San Pietro, il nuovo Papa, Onorio III, pone la corona del Sacro Romano Impero sul capo del 26enne Federico, re di Germania e di Sicilia. È la proclamazione dell'imperatore Federico II, nipote del Barbarossa, della casa di Svevia, discendente della famiglia Hohenstaufen. Il Papa aveva incassato in cambio la promessa di una crociata contro gli infedeli e di una gestione separata della Sicilia rispetto all'impero. La mano dell'imperatore, armata ormai di grande potere,
può porre in atto un grandioso programma di consolidamento dello Stato. Nella sua mente vi è la riorganizzazione spaziale e difensiva del territorio. Un'opera in parte già avviata dai Normanni, che avevano disseminato il territorio di castelli, fortificazioni, torri difensive, con l'obiettivo di rendere l'Europa cristiana una fortezza impenetrabile. Quasi ogni città dell'impero è dotata di torri difensive e di mura possenti. L'imperatore però può contare sulla fedeltà di ben poche regioni dell'impero. In Germania i principi tedeschi sono sempre in fermento e tramano intrighi. I comuni del nord Italia sono di fatto città-stato autonome. Le regioni del centro Italia sono sotto il dominio pontificio. In Sicilia e in Puglia Federico trova un ambiente più favorevole, un calore che ristora dal freddo gelido del nord. L'imperatore ne è costantemente attratto. La Sicilia è il regno del sole, la patria dei suoi avi normanni. Ma è affascinato soprattutto dalla Puglia, per la serena dolcezza del suo paesaggio malinconico e solare, dolce e aspro, per le pianure, le marine, le boscose colline. Una sorta di terra promessa, scenario ideale e suggestivo, in cui si intrecciano armonicamente natura e arte, definita dallo stesso Federico luce dei suoi occhi. E proprio in Puglia vuole stabilire la corte imperiale, una base da cui lanciare l'offensiva politico-militare per ristabilire il proprio potere sull'Europa imperiale. Spoglia i feudatari di molti dei loro poteri a favore dello Stato centrale. Conti e baroni fanno posto a funzionari e ministri di nomina imperiale. Chi mette in discussione l'operato del sovrano e dei suoi ministri commette sacrilegio. Di contro, è punito con estrema severità il ministro che, nell'esercizio dell'ufficio, devia dal mandato ricevuto. In campo economico vanno ricordati anche gli interventi che coinvolgono le comunità ebraiche. Federico non vuole che gli ebrei siano vittime dei cristiani, ma non desidera neppure il contrario. Decide allora di ricondurre le attività economiche degli ebrei sotto il controllo pubblico, accordando loro protezione. È il primo sovrano europeo a far ciò. Egli considera lecito il prestito a interesse, ma stabilisce il tasso del 10% annuo. Trasforma inoltre i tradizionali monopoli ebraici della seteria e della tintura in un monopolio industriale dello Stato. Gli artigiani ebrei lavorano su concessione di un privilegio regio che frutta denaro anche all'erario. Segno della politica statalista è anche un programma edilizio che, sovrapponendosi alle architetture preesistenti, le arricchisce e le amplia, imponendo dappertutto un unico e inconfondibile stile. In questo modo l'impero cerca di ridurre le differenze locali per far intravedere l'appartenenza a un territorio unitario e a un unico potere di governo. Una politica che troverà ampia applicazione negli stati totalitari del XX secolo. L'imponente programma edilizio richiede però un impegno finanziario e una conseguente pressione fiscale imponenti. Tommaso da Gaeta, suo consigliere, invia all'imperatore alcune lettere in cui esorta il sovrano a considerare tali aspetti e sottolinea che la sola fortezza veramente inespugnabile è l'amore dei sudditi.